Con gli amici di formiche.net, in particolare con Emanuele Rossi, collega giornalista. Ben trovato Emanuele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano. E la notizia che, insomma, durante la giornata è stato anche in apertura di formiche.net, il titolo dell'approfondimento è Invasione, minimizzazione e diplomazia. Il dossier Ucraina si muove. Per Washington l'invasione è pronta, Kiev minimizza e per Mosca è follia. Intanto la diplomazia, perché Macron oggi incontra Putin e contemporaneamente c'è anche il nuovo cancelliere Scholz che va in visita negli Stati Uniti, quindi diplomazia sicuramente in corso, però insomma, Emanuele, mi incuriosisce questa cosa che Kiev abbia minimizzato evidentemente la presenza russa al confine e che sostanzialmente smentisce gli stessi Stati Uniti. Insomma, è una cosa particolare questa, diciamo così, questa inversione da parte di Kiev e dell'Ucraina, che in più volte insomma anche manifestato non solidarietà, ma anche il Parlamento, ricordiamo come si sia espresso a favore di chi sta prendendo le parti dell'Ucraina, quindi insomma Stati Uniti, Regno Unito, in generale l'Occidente. Cosa sta succedendo, Emanuele? Partiamo da un concetto. Sì. I soldati russi al confine ucraino ci sono. Ci sono. Ci sono, sono schierati sia sulla linea di separazione tra Ucraina e Russia, sia tra quella tra Bielorussia e Ucraina. Kiev minimizza, è, diciamo così, una semplificazione. Sì, tu evidenzi giustamente 83 battaglioni per un totale di 110.000 uomini e secondo quello che fa filtrare in questo momento l'intelligence americana, diciamo così, il contingente che Putin avrebbe preparato per entrare in Ucraina è pronto al 70%, ma da adesso in poi, dice il consigliere della sicurezza nazionale, ogni giorno è buono per aspettarci un'invasione. Davanti a questo Kiev che cosa fa? Kiev prende una posizione che è abbastanza particolare, ma non è diciamo nuova. Ha seguito questo trend durante almeno le ultime 3-4 settimane. Che cosa succede? Il presidente Zelensky ieri ha dichiarato che, nonostante tutto, ancora la soluzione diplomatica è molto più probabile rispetto a quella militare, rispetto all'invasione. Perché lo fa? E lo fa, e lo stesso ha fatto il ministro degli esteri, dicendo non credete a scenari apocalittici. Ci sono varie situazioni dietro a questo genere di affermazioni. Potremmo anche essere davanti a una fase don't look up, come il film di Netflix con DiCaprio, quando l'asteroide stava cadendo e tutti dicevano ma tanto non sarà un problema e poi la Terra si distrugge effettivamente. Però siamo anche davanti a un fatto reale. A Kiev hanno una diciamo così capacità di gestire il rischio probabilmente diversa, di percezione del rischio probabilmente diversa dalla nostra, anche abituati dal fatto che sono dal 2014 che vanno avanti questo genere di provocazioni e di guerre, perché nel Donbass si combatte ancora una guerra e la Crimea è stata annessa dalla Russia. Inoltre Kiev ha anche la necessità di minimizzare per certi versi, ossia di evitare che si scateni il panico, sia per una questione di carattere interno. Zelensky deve comunque sia gestire il consenso, deve comunque sia gestire la sua popolazione, la sua cittadinanza, all'interno della quale ci sono comunque sia gli ucraini, i russi, che potrebbero muoversi in certi modi davanti a una situazione di panico, diciamo così, e poi deve comunque sia gestire il suo paese e farlo percepire all'esterno non come un teatro di guerra, perché altrimenti nessuno sarebbe più propenso ad investire un solo dollaro all'interno dell'Ucraina. Davanti a questo prende una posizione, diciamo, che non nega i fatti, che sono evidenti e che sono stati primi denunciati dagli ucraini, ma
cerca di prendere, diciamo così, la situazione con cautela. E Mosca, adesso magari sicuramente tra poco andiamo sul fronte della diplomazia, dato l'impegno insomma di Macron e anche di Olaf Scholz, diciamo in missione, uno tra Russia e Ucraina, l'altro appunto negli States, la posizione di Mosca che dice follia, no? E ricordiamo anche che cosa succede, insomma Mosca sostanzialmente sta lavorando per quanto riguarda la questione della NATO e in particolare c'è anche la questione Nord Stream 2, insomma il gas russo che taglia in qualche modo l'importanza dell'Ucraina perché passa sotto, insomma non ne ha più bisogno, rendendola meno nevralgica per Mosca, quindi più attaccabile. E quindi insomma Mosca evidentemente da una parte dice stiamo lavorando sul fronte diplomatico, però come hai detto tu e quindi l'invasione è follia, ma come dicevi tu insomma i soldati ci sono all'interno dell'approfondimento, cito anche la presenza di 83 battaglioni per un totale di 110 uomini, stando ai dati che arrivano dall'intelligence statunitense, mi pare di capire. Allora, la più recente delle evoluzioni, te la dico in questo momento, sì. fino a qualche minuto fa, quando non è uscita uno scoop della CNN, eravamo sul punto che i russi hanno ammassato da settimane quelle unità militari, non soltanto i 110.000 uomini, ma bensì ci sono una serie di pezzi d'artiglieria pesante come i missili Iskander, sono stati mobilitati degli aerei spostati nelle basi bielorusse, il Mar Nero è praticamente pieno, è un termine diciamo così non tecnico, però ci sono diverse unità navali russe che sono state mobilitate verso il Mar d'Azov, che è la già sacca dove il Mar Nero si chiude tra Ucraina e Russia, e di fatto queste unità ci sono, la loro presenza è stata denunciata dagli Stati Uniti, che sono sostanzialmente convinti che denunciare costantemente quello che stanno facendo i russi sia sul piano diciamo così convenzionale, cioè l'ammassamento di armi e mezzi e uomini al confine, sia sul piano non convenzionale, dunque ibrido, cioè una serie di cyber attacchi, la possibilità che si crei un false flag da utilizzare come pretesto per magari attaccare il Donbass, eccetera eccetera, cioè denunciare tutto questo secondo gli Stati Uniti serve a mettere Putin davanti a una realtà, una sorta di imbarazzo internazionale, e quindi ad evitare che poi quelle mosse si concretizzino. Qualche minuto fa, sì, sulla CNN è uscito uno scoop, dicevamo, anche questo filtrato dall'intelligence americana, che sostiene di aver intercettato alcune comunicazioni tra generali e governo russo, in cui i generali sconsigliano, diciamo così, un'invasione, perché altrimenti Putin pagherebbe un prezzo molto alto. Non è una novità, non dicono niente di nuovo, paradossalmente è quello che diciamo da molto tempo. Putin potrebbe non essere interessato a un'invasione di fatto, un'invasione in grande stile, perché non potrebbe sostenerne i costi né economici né politici, in termini di vite perse, feriti e via dicendo. Quanto esce è sempre parte di queste operazioni psicologiche, Infowar, che ruota attorno a tutto il dossier Ucraina, che, e qui ti faccio un assist per quello che vogliamo arrivare a dire sulla diplomazia, che sì, come dice giustamente Macron, non riguarda tanto l'annessione dell'Ucraina, la conquista dell'Ucraina, la volontà di Putin di conquistare l'Ucraina, ma riguarda la volontà di Putin di ricostruire delle regole di coabitazione, un perimetro di regolamentazioni condivise con la NATO e con l'Europa.
E dunque arriviamo alla missione, diciamo, di Emmanuel Macron in visita a Mosca proprio oggi e poi domani appunto a Kiev e insomma leggendo anche all'interno dell'approfondimento il francese rivendica un ruolo ampio, rappresentante dell'UE e della NATO e la consapevolezza insomma di un rapporto buono con Putin. Parigi è una porta sull'Occidente per la Russia e insomma rivedere un po' rivendere un successo diplomatico della trattativa, su cui poi evidentemente si inserisce anche la visita di Scholz a Washington. Insomma, Francia e Germania in missione, possiamo dire così. Allora, sì, allora, la missione di Macron è una missione, come molto spesso succede, a Macron, che ha un doppio valore. Uno è il valore, diciamo così, lineare, quello che vediamo tutti. Lui vola a Mosca, con un incarico più o meno formalizzato di trattare per conto dell'UE e di conseguenza anche per conto della NATO per certi versi, visto che questo genere di contatti diretti Biden, per dire, diciamo il presidente della nazione più importante all'interno della NATO, avrebbe più difficoltà a portarli avanti, è molto più complicato per un presidente americano andare a Mosca, e tant'è che gli incontri sono stati sempre fatti ultimamente in ambienti, diciamo così, terzi, oppure in videoconferenze o telefonate tra Biden e Putin. Macron va a Mosca e poi a Kiev, e io credo, una mia opinione, lui tornerà a casa con un risultato positivo, quantomeno di medio termine, di breve termine, diciamo così, anche sulla scorta dei rapporti che la Russia ha con la Francia, che Macron ha con Putin. E questo risultato, e questa è la seconda parte della missione di Macron, sarà utile al francese per rivenderlo sul contesto elettorale, perché non dimentichiamoci che Macron tra qualche mese dovrà affrontare le elezioni presidenziali, che sono tutt'altro che scontate, nonostante molto probabilmente, altra mia opinione, Macron rivincerà e dal mio punto di vista è il favorito, però è una competizione elettorale, ed essere un interprete delle dinamiche europee e un mediatore internazionale, un broker davanti a situazioni come queste qua, è utile probabilmente anche su. D'altra parte, in Germania, a Washington abbiamo le questioni che riguardano la Germania. L'Europa, in questo momento ha la leadership franco-tedesca, in parte, diciamo così, vacillante. Macron ha quelle questioni di cui abbiamo parlato, la Germania deve ricostruirsi. C'è più la Merkel, Scholz, è entrato in carica da pochi mesi, deve muoversi, deve ancora costruire, attorno a sé quella figura di leader che trainava la nazione leader. In questo momento, davanti alla questione Russia-Ucraina, è probabilmente il leader europeo più in difficoltà, perché anche ieri, durante i vari dibattiti televisivi, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense ha messo in chiaro che se dovessero andare male le cose, ossia se fosse un'invasione, un attacco, una guerra in Ucraina, il Nord Stream, in un modo o nell'altro, ha detto, non Sì. andrà mai. E noi sappiamo che l'importanza del Nord Stream per Berlino è fondamentale, un elemento geostrategico cruciale, è quello che permetterebbe alla Germania di diventare un enorme hub energetico europeo, che allo stesso tempo è anche l'elemento che indebolisce il valore geostrategico dell'Ucraina, perché la Russia non avrebbe più necessità di passare soltanto dall'Ucraina per vendere il gas in Europa, ma potrebbe avere la possibilità di utilizzare il raddoppio di questo gasdotto e quindi tagliare fuori un po' l'Ucraina. Un'Ucraina geostrategicamente meno importante per Mosca significa un'Ucraina, su cui poter giocare determinate carte. Ecco.
E l'Italia in tutto questo come si pone, insomma, in questa ampia trattativa dove Francia e Germania appunto sono agiscono in qualche modo in prima persona e ricordiamo insomma il ruolo, se ce n'è uno in questo caso, di Luigi Di Maio come ministro degli esteri, della difesa di Lorenzo Guerini e o forse più, diciamo, bisogna guardare un po' più in alto a Mario Draghi in vista dei rapporti che ha sia con la Francia, sia con la Germania, anche con la Russia. Allora, sicuramente Mario Draghi è una persona che ha un ascendente su Putin, che gode della considerazione di Putin. Putin è un leader, diciamo così, spietato, non nel senso che noi potremmo utilizzare per descrivere il leader spietato dei film. È un leader spietato perché è un realista, una persona che diciamo così, considera in primo piano i rapporti di forza. Davanti a un altro leader come Draghi, ecco, diciamo così, il russo porta rispetto, detto in un modo molto, molto schietto. Ora magari è una coincidenza, ma durante le ultime telefonate, contatti Draghi-Putin, poi ci sono state sempre dei passaggi, come per esempio la riapertura totale dei gasdotti, eccetera, eccetera. È probabilmente una coincidenza, non è che i gasdotti dipendono dall'umore di Draghi e Putin, Certo. però, ecco, tutto sta a quanto l'Italia voglia giocare questo ruolo. Domani mi sembra Guerini e Di Maio riferiranno in Parlamento sulla situazione. Sì, alle L'Italia 13. alle 13, esatto. L'Italia finora non è stata particolarmente coinvolta, però ci rientra anche quel processo europeo che tu accennavi. Con la Francia in quelle condizioni, la Germania in una fase di ricostruzione, Draghi è probabilmente la leadership più forte in questo momento, anche a seguito dell'elezione di Mattarella. E Draghi ha anche un altro valore aggiunto. Diciamo così, utilizzo questo termine, è un atlantista fidato. Quindi gli Stati Uniti possono, diciamo così, affidarsi e fidarsi di lui nel dialogo con Putin, perché sanno comunque che quel genere di contatto di carattere politico-diplomatico andrà avanti senza, però scoprire la coperta geostrategica, geopolitica e politica internazionale. Ora, non abbiamo in questo momento però certezze o informazioni ufficiali su dove l'Italia vorrà posizionarsi all'interno di questa questione. Ovviamente è sul fronte NATO, ovviamente è sul fronte Unione Europea. Se tu parli con qualsiasi esponente del governo italiano, dice che la sovranità ucraina dovrà essere mantenuta, eccetera, eccetera, la Russia non dovrà procedere a un'invasione, ma qui siamo a livello, per favore non fate la guerra, insomma è difficile trovare qualcuno che dica ok, bene, armate i cannoni. Chiaro, ed è altrettanto chiaro come insomma, i rapporti Draghi, Stati Uniti, anche Unione Europea, insomma, sono caldi anche sul fronte del costo dell'energia. L'Unione Europea è in contatto con gli States e altri fornitori in merito all'aumento delle importazioni di gas in Europa e insomma, per far fronte alle tensioni con la Russia. Questo l'ha detto anche Ursula von der Leyen proprio in questi giorni. Poi insomma, si parla di caro bollette, dello scostamento di bilancio ed è sicuramente uno dei temi sul tavolo per Mario Draghi, anche in virtù di quello che stiamo assistendo sul fronte delle pressioni nei confronti del Premier e per quanto riguarda appunto il caro bolletta e insomma ricordiamo anche il motivo per cui il prezzo è salito è proprio anche in virtù di quanto la Russia stia pompando evidentemente poco gas, ecco. E l'Italia sappiamo che ne produce poco, insomma, in autonomia, anzi si parla di riaprire, di ampliare la produzione italiana di gas, ma per ampliarla e per renderla standard servirebbero comunque anni. Questo però è un'altra storia per quanto sia collegata e che magari approfondiremo la prossima volta. Intanto, grazie a Emanuele Rossi, collega di formiche.net, buon lavoro Emanuele e alla prossima. Grazie a voi, buon proseguimento.